Svelta, Aika, fallo uscire dalla scatola. Oh. Oh, mamma, che bel cagnolino! Il mio lavoro mi costringe a lasciarti molto tempo sola e so che questo ti dispiace. Allora la sua compagnia forse ti aiuterà. Oh sì, mamma, grazie. Una volta che mi sveglio in tempo per fare una bella passeggiata, non c'è nessuno che potrà accompagnarmi. Bau, 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 bau! Chi è? Sei tu, Papi? Bau, bau, bau! Papi! Ah? Io... Oh. È solo quel cane bizzarro. Sei venuto qui per giocare con Papi. Mi dispiace, caro, ma Papi purtroppo non c'è più. È stato un incidente, un brutto incidente. No, no! Non è una bugia, è vero! Papi non verrà più. Oh. È così, ti giuro. Non sono riusciti a salvarlo, no. No. Sentirai, le uova al tegamino sono la mia specialità. Sfido chiunque a farle meglio. Su, tesoro, devi sforzarti a mangiare qualcosa. È da ieri sera che non tocchi cibo. Scusami, zio, ma non ci riesco proprio. Ascoltami, Aika, ti comprendo, sai, ma sarà molto meglio per te dimenticare. E per far ciò, credo proprio che ti occorra una compagnia. Avevo già pensato di comprarti un regalo per il nuovo anno scolastico e non sapevo cosa scegliere. Invece ora penso che ti farebbe piacere se riuscirò a trovarti un cane più carino di... Non c'è un cane più bello di Papi! Cari! Papi! Cari, cari! È vero che era la cagnetta più carina del mondo? Sì. Ta. No. Ta. Grazie. No. Tutte. Io goloso. Hai intenzione di seguirmi ancora? Bau, bau!
Grazie per la gentilezza, ma preferisco restare sola. Ed ora torna subito a casa tua. Io? Quante volte te lo devo ripetere? Se continuerai a seguirmi, mi arrabbierò sul serio. Ehi, che cosa avresti intenzione di fare? Il cane ti dà fastidio? Non ho già. Ciao, piccola Aika. Adesso capisco perché è tutto il giorno che non ti vedo, birbante. Stavi giocando con la tua piccola nuova amica, eh? La mia cagnetta è morta. Mi dispiace molto per te. E anche per Spank. È solo, poveretto. Il suo padrone. Spank non ha più padrone, piccola Aika. Come? È morto in un incidente di barca. È successo più di un anno fa, durante una regata. Una raffica di vento ha colpito e capovolto il suo yacht. Mangia. Ha capovolto il suo yacht. E da quel giorno Spank non si è più allontanato dal molo, come se aspettasse il suo ritorno da un momento all'altro. E come vedi, lo aspetta ancora. Allora lo stai aspettando anche tu? Vuoi farmi capire che anche tu soffri come me? Ai, che botta! È vera. Lo conosco il sapore. È amaro come il dolore che si prova. Mi dispiace, cara, di averti raccontato una storia dolorosa. Ehi, Spank, che ti succede? Vuoi vedere che indovino? Tu vuoi rimanere con lei, vero? Io soffro. Che cosa aspetti, Spank? Non vedi che la piccola Aika ha bisogno della tua compagnia? Corri! Non ti dispiace, nonno Jen, se Spank rimane con me? No, Aika, pensate a divertirvi. Grazie. Sei buffo, sai, ma tanto simpatico. Io buffo. Forza, Spank, corriamo. Si è alzato sulle zampette e ha provato ad imitare le api infilando il naso nei fiori e il palline le ho fatto starnutire. E dopo, cos'altro ha combinato questo fenomeno? È tornato giù al molo ad aspettare. Chi può essere a quest'ora? Saki, vuoi andare tu a vedere? Subito, signore. Una belva! Vengo, c'è un mostro! Benvenuto, Spank. Bravo, Spank, hai fatto bene. Ma, Shiri, mamma, ora il dolore è un po' passato. Tante volte mi hai detto che dopo la pioggia torna sempre il sereno. Succederanno ancora cose brutte e cose belle, ma sono più tranquilla. Perché ho trovato un nuovo amico. Si chiama Spank ed è molto simpatico. Anche se a prima vista può sembrare un po' strampalato.